Un saluto a tutti i follower di Arte Prese Piale Salomone e ben ritrovati in questo nuovo video settimanale da Vincenzo. Innanzitutto volevo augurarvi buon anno e grazie per il sostegno che mi state offrendo attraverso il Patreon. Numerose saranno le iniziative che porteremo avanti da qui nel corso dei mesi. E innanzitutto buon anno! Questo non è un video sponsorizzato dalla Coca-Cola, ma le lattine si presentano in maniera tale da poter essere utilizzate per questo progetto. In questo video andremo a realizzare delle lamiere di rivestimento. Vedremo come realizzare le lamiere e soprattutto un piccolo attrezzo da costruire per poter creare delle linee uniformi. Ho utilizzato il sughero perché è fonoassorbente e resiste soprattutto molto bene all'impatto del martello. Quindi riuscirò a dare un imprinting alla lamiera, alla lattina, senza rovinarla eccessivamente. Sul foglio di sughero da 1 cm ho tracciato delle linee distanziate l'una dall'altra di 1 cm. In questo modo poi dopo andrò ad applicare i listelli di legno per poter creare le guide per le lamiere. Con la colla a caldo vado a fissare i listelli di legno. Una volta creata la prima parte del supporto, andrò a ricavare la seconda. Vado a segnare la distanza tra i due listelli di tutta la fascia e ricaverò delle altre linee per incollarci con la colla a caldo altri listelli leggermente più piccoli, in modo tale da poter ottenere una piccola pressa. Con la colla a caldo poi vado a fissare i secondi listelli uno ad uno, rispettando le linee guida che ho disegnato precedentemente. I due supporti sfalsati andranno a creare la mia pressa.
Ricordatevi che la lamiera, la lattina, tende ad accorciarsi nel mezzo del processo, quindi tenderà a curvarsi. Andiamo a ripetere le operazioni più volte in modo tale da poter ottenere una superficie abbastanza scalanata. Sul retro della nostra lamiera in fase di costruzione vado ad apporre degli steli di legno in modo da poter conservare le linee guida. Con un listello di legno rotondo più doppio vado a ricreare e a rimarcare maggiormente le mie fughe. Con il cutter poi vado ad eliminare la parte superflua della lamiera. Non importa che siano perfette, l'importante è che siano lineari. Essendo la lattina composta di metallo e quindi difficilmente colorabile con gli acrilici direttamente, andrò ad utilizzare un primer nero per dare la base. Una volta asciugato il primer in circa 10 minuti, vado ad asportare le punte dei miei listelli che fuoriuscivano dalla lamiera. Utilizzando lo stesso principio, vado a ripetere l'operazione ancora una volta in modo da ottenere un'altra lamiera. Questa volta con il martello sono stato più cauto, così ho realizzato una superficie più liscia. Ed ecco qui il lavoro terminato. Vi aspetto nel prossimo video per vedere la colorazione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Potete anche seguirci alla nostra pagina Facebook Arte Presepiale Salomone e al nostro profilo Instagram. Se volete supportare le attività online potete iscrivervi al nostro Patreon cliccando sul link in descrizione. Ciao e al prossimo video!